Siamo al booth di Nubia, al Mobile World Congress 2018, e qui la casa cinese, che come sapete è una sussidiaria di ZTE, anche se nel tempo ci hanno detto che hanno acquisito una certa autonomia dalla casa madre, non ha mostrato nuovi smartphone. Ci sono gli Z17S che avevamo già avuto modo di vedere a Hong Kong, ma un nuovo concept, un concept di un terminale, di uno smartphone dedicato ai videogiocatori. Uno smartphone per il gaming, il nome non è ancora noto, mostrano soltanto alcune idee progettuali qui al booth. E ne parliamo adesso insieme, partendo da uno studio che hanno dovuto fare per quanto riguarda i materiali, perché come sapete gli smartphone per il gaming hanno bisogno di alte prestazioni, soprattutto nella grafica 3D, e le GPU scaldano molto. Quindi in un formato compatto e portatile come quello degli smartphone, dei terminali ultramobile, questo può essere un po' una sfida da superare. Nubia ha dovuto quindi studiare nuovi materiali che fossero al tempo stesso leggeri, robusti, ma consentissero la dissipazione dei componenti interni ad alte prestazioni. E vedete, qui abbiamo un po' di esempi. Questo è l'esempio di un materiale che hanno ideato per quanto riguarda, suppongo, la parte posteriore, la cover. Si chiama nanocarbon e ritengo possa essere derivato dal carbonio, dalla fibra di carbonio magari. Un materiale che, come potete vedere, non si scalfisce con molta facilità, quindi molto robusto, e al tempo stesso dovrebbe permettere il raffreddamento dei componenti interni. Questo altro modulo che ci mostrano invece è il middle frame, è sostanzialmente la parte che va al centro fra i due sandwich dello schermo, il lato frontale, e della cover posteriore. E anche qui hanno dovuto trovare delle nuove soluzioni, dei nuovi materiali che permettessero di rendere lo smartphone leggero, robusto e al tempo stesso facile da raffreddare. E poi su quest'altro lato di questa piramide vediamo un'altra soluzione che hanno dovuto inventare per raffreddare sempre i componenti interni ad alte prestazioni, lo ripeto ancora una volta, e cioè una soluzione che devo dire deriva dal mondo del computing, dei notebook, dei desktop da gioco, perché hanno utilizzato quattro ventole. Quindi non c'è una pipeline all'interno della quale scorre del liquido, come è successo anche in passato su altri smartphone alte prestazioni, ma bensì delle vere e proprie ventole. Qui in basso vediamo c'è una piastra che serve sempre a trasmettere il calore prodotto dai componenti interni verso l'esterno. La stessa piastra che non ci permette di vedere quali siano i componenti all'interno del device. Possiamo però vedere la batteria, una batteria che ci sembra abbastanza capiente, ingombrante, occupa buona parte del telaio. Passiamo al secondo espositore, e su questo sono stati mostrati alcuni concept, alcune idee per quanto riguarda la cover posteriore. Il look è quello tipico dei notebook, dei desktop da gioco, quindi delle macchine per videogiocatori estremi, con colori decisi, il nero, la fibra di carbonio, il rosso per le griglie, e alcuni dettagli come questa X con sfondo rosso. La X potrebbe essere ad esempio parte del brand del nuovo device. In alto su questa cover notiamo un sensore di impronte digitali e una doppia camera posteriore, anche se mi hanno riferito che non sono ancora sicuri di integrare un sistema a doppia camera posteriore. E infatti vedete, su quest'altro concept di cover posteriore c'è soltanto una camera. Ritroviamo però il colore rosso come i dettagli estetici, e questa volta il frame è in colore nero. E poi qui sul retro vediamo un look che mi sembra un po' ispirato dai notebook da gioco Alienware, un design un po' più semplice, minimale, una cover grigia con un listello al centro che ospita anche la camera con motivo a esagono. Mi hanno anche anticipato che questo smartphone verrà presentato in Cina verso la metà dell'anno, forse a giugno, e per il momento queste sono tutte le informazioni di cui dispongo qui dal Mobile World Congress 2018 Barcellona, con il primo smartphone da gioco di Nubia.